Ok, buonasera. Riprendiamo con la parte di teoria sul database. Ci manca da vedere il pattern ORM, Object Relational Mapping, e in particolare oggi cercheremo di risolvere tre problemi. Il primo, capire come modellare le relazioni nel database in Java. Secondo, capire cosa e quando salvare negli oggetti. Quindi creeremo degli oggetti Java, dobbiamo capire quali informazioni e quando andarle a inserire. Terzo problema, cerchiamo di risolvere un problema tipico, ossia quello di evitare di generare degli oggetti duplicati, con le informazioni duplicate. Quindi, ORM è un pattern che è disegnato, è stato studiato per esprimere in Java le relazioni che naturalmente vengono espresse quando viene creato un database in SQL. Cosa significa avere delle relazioni in un database relazionale? Significa fondamentalmente utilizzare una chiave esterna. E la chiave esterna è un attributo, un insieme di attributi, che in una tabella servono per identificare una specifica riga di un'altra tabella, o addirittura della tabella stessa. E in particolare all'interno di un database relazionale, per soddisfare il vincolo di integrità relazionale, è necessario che i valori della chiave esterna siano gli stessi della chiave primaria della tabella referenziata, o al più null, quindi non si può dire nulla, o se i valori sono indicati devono essere gli stessi della chiave primaria della tabella referenziata. Quindi ad esempio, studenti e iscritti corsi, la tabella iscritti corsi deve avere nel campo della matricola, che è una chiave esterna, gli stessi valori che poi sono presenti nella tabella studenti, non possono esserci altri valori. Come però modellare queste informazioni? Ce lo dice il pattern ORM. La prima regola, a partire dalle tabelle creiamo dei Java Bean. Ricordiamoci cos'è il Java Bean. Il Java Bean è una classe che fa da contenitore, quindi contiene delle informazioni. In realtà il Java Bean è regolato da alcune, ci sono alcune regole per creare un Java Bean, queste le abbiamo già viste, sia quella di creare degli attributi, impostarli come privati, creare dei getter e setter, un costruttore vuoto. In particolare nel pattern ORM dobbiamo creare un Java Bean per ogni tabella. In realtà non per tutte, perché per le tabelle che esclusivamente indicano una relazione da n a m, per quelle tabelle lì non bisogna creare un Java Bean corrispondente. Qual è un esempio di tabella che in un database relazionale esprime una relazione da n a m? È la tabella iscrizione del database iscritti corsi, perché per ogni corso abbiamo n studenti, e per ogni studente abbiamo m corsi associati. Quindi quella è una tabella che non contiene alcuna informazione se non quella dei vari riferimenti che servono per modellare le relazioni tra oggetti. Poi, la seconda regola è che il Java Bean deve avere lo stesso nome della tabella. Quindi se la tabella nel database si chiama utente, anche il Java Bean dovrà avere lo stesso nome. E ci deve essere un attributo privato per ogni colonna della tabella. Quindi se ad esempio nella tabella c'è scritto numero dati, noi dobbiamo inserire l'attributo numero dati nel Java Bean. Questo esercizio l'avete già fatto nel laboratorio 4, mi sembra. Quindi questa prima slide dovreste averla già ben chiara. Un'unica cosa da fare attenzione sono rispettare la convenzione dei nomi in Java, quindi iniziale minuscola e poi il camel case per la parola. Fare attenzione a rispettare lo stesso tipo dei dati, quindi se un varchar deve essere convertito in stringa, se una data deve rimanere data intero. Un trattamento speciale viene riservato alle chiavi esterne, perché le chiavi esterne sono quelle che modellano le relazioni e vedremo che le relazioni
nel pattern ORM vengono gestite secondo delle regole precise. Quindi per tutti i campi che non sono chiavi esterne dobbiamo seguire le regole di questa slide. Inoltre il costruttore ovviamente deve accettare tutti i campi che ci sono nella tabella, che vengono espressi ovviamente come attributi. Ci devono essere i getter e setter. Hashcode e equals devono avere la stessa semantica della chiave privata, della chiave primaria, della primary key della tabella, perché la primary key di una tabella in un database serve appunto a identificare l'unicità di ciascuna riga. Quindi non ci possono essere due entry nella stessa tabella con la stessa chiave primaria, perché devono essere uniche, e quindi la stessa semantica possiamo tradurla in Java in hashcode e equals. Quindi utilizziamo la chiave primaria, che può essere un singolo attributo o una combinazione di attributi, come metodo per fare il confronto semantico tra due oggetti. Quindi i due oggetti hanno lo stesso significato, sono lo stesso oggetto se soddisfano il confronto sulla chiave primaria. Un trattamento speciale viene riservato alle chiavi esterne, alle foreign keys, perché queste sono quelle che in un database relazionale servono a modellare le relazioni tra oggetti. Quali sono i tipi di relazioni? Abbiamo tre tipi di relazioni: relazioni 1 a 1, 1 a n e n a m. Allora, la relazione 1 a 1 è la più semplice, perché abbiamo che ad ogni oggetto ne corrisponde sempre di uno solo. In tutti i tipi di relazioni identifichiamo la sorgente e la destinazione. La sorgente è l'attributo che c'è a sinistra della freccia, la destinazione è quello che c'è a destra. Quindi in una relazione da 1 a 1 la sorgente è 1, la destinazione è 1. Quello che ci interessa per capire, quindi la prima regola che dovete imparare oggi, è: noi dobbiamo sempre avere il punto di vista dell'oggetto che sta sulla sinistra e guardare verso destra. Ossia, se la relazione è 1 a 1, noi ci poniamo nell'oggetto a sinistra, guardiamo verso destra e vediamo che c'è una relazione ad 1, e questo tipo di relazione viene modellata semplicemente utilizzando il riferimento dell'oggetto. Quindi se, facendo un esempio, se abbiamo una relazione di questo tipo, ad ogni studente corrisponde ad una persona, e ad ogni persona corrisponde ad uno studente, perché consideriamo soltanto studenti, quindi è un esempio molto semplificato. Cosa possiamo dire? Che se consideriamo il punto di vista di studente, la relazione è 1 a 1, quindi da studente vediamo una persona. Se consideriamo il punto di vista di una persona e guardiamo verso studente, vediamo un solo studente. Per modellare questo tipo di relazione ci basta una variabile. Ci basta inserire all'interno della classe studente un riferimento all'oggetto persona. E allo stesso modo ci basta inserire nella classe persona un riferimento all'oggetto studente. Quindi la chiave esterna, nel caso di una relazione 1 a 1, diventa un riferimento, una variabile. Perché ricordiamoci come vengono creati gli oggetti in Java. Quando noi scriviamo new object, questo oggetto viene creato nel lib. Ad ogni oggetto è associato un indirizzo di memoria, che è quello che poi Java utilizza per fare riferimento a quell'oggetto. Questo indirizzo di memoria possiamo salvarlo in una variabile più volte, quindi più variabili possono conoscere lo stesso oggetto. Ed è quello che facciamo nel caso in cui, quando vogliamo modellare una relazione, vogliamo salvare questi riferimenti dove ci viene più comodo, perché lo scopo finale è quello di ottenere un metodo per navigare tra gli oggetti. Quindi, data una persona, voglio ottenere lo studente e poi navigare nelle altre informazioni di studente. Questo senza dover fare delle ricerche all'interno di collection di studenti, collection di persone. Ma data una persona, voglio ottenere tutti gli altri oggetti direttamente collegati a quello di partenza. Quindi, prima regola, per modellare una relazione 1 a 1 basta inserire il riferimento all'oggetto destinazione nell'oggetto sorgente. Tutto chiaro?
Il secondo tipo di relazione è quello in cui abbiamo una relazione da 1 a n. Quindi ad un oggetto ne corrispondono n, cioè una relazione tra un oggetto e n oggetti. Vediamo subito l'esempio. Ad uno studente corrispondono n, scusate, ad uno studente corrisponde una città, ma ad una città corrispondono n studenti. Diciamo che città è la città di nascita. Ad ogni studente corrisponde una sola città, perché è nato in un solo posto. Ma dato una determinata città, più studenti possono essere nati nello stesso posto. Quindi abbiamo una relazione, in questo caso, di n ad 1, perché dobbiamo invertire città con studente. Come facciamo a modellare questa relazione? Regola di prima. Guardiamola dal punto di vista di città. Abbiamo detto che per ogni città corrispondono n studenti. Quindi abbiamo città come sorgente, studente come destinazione. Se lo guardiamo dal punto di vista di città, vediamo che, guardiamo verso destra, quindi mettiamo città a sinistra, freccetta, studente sulla destra, guardiamo dal punto di vista di città e vediamo che ad ogni città sono associati n studenti. Come facciamo a salvare questi n studenti? Dobbiamo salvare di nuovo il riferimento agli oggetti, perché l'oggetto studente esiste indipendentemente dalla relazione. Esiste perché l'abbiamo inserito in una lista all'interno del model. Ma all'interno della città noi vogliamo aggiungere il riferimento a quel particolare oggetto. Come facciamo ad aggiungere n riferimenti? La cosa più semplice è utilizzare una collection. Quale tipo di collection? Dipende, possiamo utilizzare un set, possiamo utilizzare una lista, dipende da quali operazioni ci interessa fare nella collection. La lista, ad esempio, è utile quando vogliamo mantenere un ordine degli elementi all'interno della collection. Il set è utile quando vogliamo verificare in tempo breve se un elemento esiste o meno, perché sono operazioni veloci. Invece, dal punto di vista di studente, ad ogni studente corrisponde una sola città. Quindi se guardiamo la relazione dal punto di vista di studente, necessita soltanto di un riferimento alla città di nascita, di residenza. Quindi guardando il codice vediamo che nell'oggetto studente salviamo un solo riferimento, una sola variabile, che è quello della città di residenza. Invece all'interno di città salviamo una collection, perché abbiamo questa relazione da una città a n studenti. Quindi la regolina che io vi consiglio di utilizzare, che personalmente utilizzo, è quella: guardiamo la relazione, poniamo le due entità in corrispondenza delle relazioni, quindi in questo caso studente dove c'è n, città dove c'è 1, e vediamo che per ogni città corrispondono n studenti. Poi guardandola dalla parte di studente o dalla parte di città, modelliamo la relazione nel modo corretto, sapendo che se la destinazione è 1 basta un riferimento, se la destinazione è n serve invece una collection. Quindi adesso semplicemente qui viene riassunto quello che ho detto a voce, ossia che in SQL non è necessario esplicitare la foreign key, città residenza, perché questo viene trasformate in un riferimento ad un oggetto. Ricordatevi sempre la differenza tra oggetto e riferimento ad un oggetto. L'oggetto vive nell'heap, esiste nell'heap, viene creato nell'heap, che è questa zona di memoria dove gli oggetti vengono allocati dinamicamente. Quando è necessario viene creato un nuovo oggetto. I riferimenti invece sono gli indirizzi di memoria che fanno riferimento a quell'oggetto che si trova nell'heap. Quindi l'oggetto è unico, ma i riferimenti è anche il riferimento, perché anche l'indirizzo di memoria per accedere a quell'oggetto è unico, ma tante variabili possono conoscere il riferimento a quell'oggetto. Ultimo tipo di relazione che possiamo modellare è quella n a m. Quindi, in questo caso cosa abbiamo? Tre tabelle, una tabella per gli articoli, una tabella per l'authorship, che ci indica
chi ha scritto cosa e una tabella di autori. Allora, la tabella di articoli semplicemente ha una chiave primaria ed una serie di campi. La tabella autori ha una chiave primaria ed un'altra serie di campi che indicano alcune informazioni, la tabella authorship invece ha due chiavi esterne che sono l'ID dell'autore e l'ID dell'articolo. Ora, la tabella articolo semplicemente la trasformiamo in un Java bin. La tabella autore la trasformiamo in un Java bin, come abbiamo sempre visto. Adesso ci manca modellare questa relazione. La relazione è di tipo NaM, cioè ad un articolo corrispondono N autori e ad un autore corrispondono, per meglio dire, manteniamo lo stesso ordine, ad un articolo corrispondono M autori e ad un autore corrispondono N articoli. Quindi, in entrambi i casi abbiamo come destinazione un valore che è maggiore di 1. Può essere anche 1, ma tendenzialmente è maggiore di 1. Quindi in entrambi i casi dobbiamo utilizzare una collection, perché dobbiamo salvare più di un riferimento. Quanti? Beh, dal punto di vista di articoli dobbiamo salvare m riferimenti, quindi nella classe articolo, nell'oggetto articolo, dovremmo salvare m riferimenti relativi a m autori di quell'articolo. E nella classe autore dovremmo salvare n riferimenti relativi agli n articoli che quell'autore ha scritto. Quindi la tabella authorship non ci interessa, non verrà modellata in Java con un Java bin. Non dobbiamo crearne nessuna classe per quella tabella authorship. Ma trasformiamo quell'informazione che è intrinsecamente contenuta nella tabella authorship, contenuta sotto forma di questa coppia di chiavi esterne, la trasformiamo in due collection che contengono i riferimenti incrociati. Quindi la classe, l'oggetto articolo, ripeto, avrà una collection che contiene i riferimenti relativi agli m autori e la classe autori avrà gli n una collection con gli n riferimenti agli articoli scritti. Quindi, prima regola che dobbiamo imparare era capire come modellare le relazioni. Abbiamo capito che ci sono tre tipi di relazioni, 1A1, 1N, NaM. In entrambi i casi dobbiamo guardare la destinazione, quindi rispetto all'entità sorgente, l'entità destinazione si modella con un 1 o con un valore maggiore di 1? Se si modella con 1, inseriamo semplicemente un riferimento. Se si modella con un valore maggiore di 1, inseriamo una collection. Questa abbiamo risolto così il primo problema. Visto che siamo qui, un piccolo rimando, un piccolo ripasso su SQL, sul database relazionale. Nella tabella authorship, qual è la chiave primaria? Abbiamo due possibilità. Possiamo considerare come chiave primaria l'insieme delle due chiavi esterne, id article e id creator, quindi l'id dell'articolo e l'id dell'autore. Questa coppia di valori insieme identifica univocamente ciascuna riga della tabella authorship, e questa è la prima possibilità. La seconda possibilità, invece, è di utilizzare come chiave primaria soltanto id authorship. Quindi per ogni coppia di id creator e id article esiste anche un valore univoco che si chiama id authorship. Qual è la scelta migliore? Beh, è indifferente. L'unica differenza tra queste due possibilità è che se utilizziamo la coppia di valori, le due chiavi esterne come chiavi primarie, vuol dire che non potrà esistere una stessa coppia di valori duplicata nella tabella. Quindi se id article è 0 e id creator è 1, la coppia 0-1 esisterà una e una sola volta. Se invece utilizziamo id authorship come chiave primaria, vuol dire che l'id authorship sarà unico all'interno della tabella e coppie di valori id article e id creator potrebbero essere duplicate. In realtà non c'è una grossa differenza, è soltanto per fare un richiamo, un ripasso di SQL, di database. Tutto chiaro riguardo questo primo punto di come modellare le relazioni? Quindi, idea di base, trasformiamo le foreign key
in riferimenti a oggetti. Quindi la seconda domanda è: ma cosa sono questi oggetti? Gli oggetti sono di Java Bean di cui abbiamo parlato precedentemente. Quindi per tutte le tabelle che non esprimono unicamente delle relazioni, dobbiamo creare un Java Bean. Quindi abbiamo il Java Bean dello studente, il Java Bean di corso, dell'articolo, dell'autore. E all'interno di questi Java Bean sono contenuti i riferimenti agli oggetti, in modo tale da ottenere dei riferimenti incrociati. Qualcuno però potrebbe chiedersi: perché devo inserire veramente tutte le informazioni all'interno di questi Java Bean? Perché in queste collection, in questo riferimento, non posso inserire semplicemente l'ID? Quindi non posso inserire semplicemente la chiave esterna. Quindi replicare l'informazione così com'è dalla tabella in SQL, dalla tabella del database in Java. Beh, in realtà questa soluzione è possibile e si trova qui nella colonna di sinistra, però ha degli svantaggi. Il primo vantaggio è sicuramente la facilità con cui questa informazione può essere ottenuta, perché avere per ogni corso o per ogni articolo la lista degli autori associata ad un particolare articolo è semplice, perché basta che faccia una query sulla tabella che contiene i riferimenti, dato un articolo ottengo tutti gli autori. Semplicissimo, ottengo l'ID di tutti gli autori. Se invece devo andare a ottenere tutte le informazioni per ciascun autore, allora la query diventa più complessa. E quindi in questo senso aggiungere soltanto l'ID degli autori relativi a un determinato articolo è più semplice. Tuttavia, poi ho il problema che nel momento in cui effettivamente mi servono le informazioni, ossia mi serve ad esempio la città di nascita di un determinato autore, questa informazione non ce l'ho. Per cui, dato un articolo, ho la lista degli ID degli autori. E quindi a questo punto devo fare una query che per ogni autore mi cerchi la città, mi restituisce la città e poi, avendo questa lista, la restituisco al metodo che mi aveva chiamato. Quindi in generale è sicuramente più semplice utilizzare semplicemente gli ID senza andare a riempire completamente gli oggetti, però il problema è che molto spesso faremo più query di quante ne avremmo fatte se avessimo caricato tutto quanto in memoria. Quindi la seconda opzione, quella sulla destra, è: carichiamo tutto il database in memoria. Si chiama eager loading, significa carico il database in memoria ancora prima che le informazioni mi servano. Quindi la prima cosa che faccio appena il programma parte è modellare ciascuna tabella e ciascuna relazione in Java in modo tale da avere completamente tutte le informazioni in memoria e da non dover più accedere al database. Ovviamente, quali sono gli svantaggi? Tante informazioni non sono semplici da ricavare. Potrei dover fare moltissime query per ottenere tutte le informazioni necessarie per portare tutto il database in memoria. E non è detto che tutti questi dati che ho portato in memoria effettivamente poi mi servano. Tuttavia, è un modello che potrebbe semplificare, perché dico: non mi interessa quello che il programma farà, io porto tutto in memoria di default, quindi è un modello abbastanza semplice anche da capire, è difficile sbagliarsi, e tutti i dati sono disponibili. Quindi ci sono alcune applicazioni in cui avere tutti questi dati in memoria, se l'applicazione è data intensive, quindi fa un grande utilizzo dei dati, potrebbe essere un vantaggio. Esiste una terza opzione, che è una via di mezzo tra le prime due, ed è quella di salvare parzialmente le informazioni negli oggetti, quindi caricare soltanto le informazioni che mi servono. Questo pattern si chiama lazy loading, ossia significa caricamento pigro. Carico le informazioni soltanto quando mi servono. Come si mette in pratica? Gli oggetti, i Java Bean, non sono completi. Cioè, ho definito la struttura dell'oggetto correttamente, quindi ho definito il Java Bean secondo le regole che abbiamo visto prima.
Ma quando lo vado a creare, quando vado a creare una lista di studenti, una lista di corsi, non inserisco subito tutte le informazioni, ma inserisco soltanto il minimo indispensabile, ossia l'ID, la chiave primaria. Quindi la chiave primaria viene inserita nell'oggetto, che viene parzialmente inizializzato, e tutti gli altri attributi invece vengono lasciati vuoti. Nel momento in cui ho bisogno di un particolare attributo, e quindi faccio accesso al getter, allora il getter, in modo nascosto, quello che fa è andare nel database e ottenere questa informazione precisa, e poi la salva. Quindi una volta che ho fatto accesso, poi la salvo in modo tale da fare da cache, da una sorta di cache, in modo tale che la volta dopo, che ho bisogno di quella particolare informazione, non dovrò tornare nel database. Questo modello, che è molto carino, a livello teorico, in pratica, è prono a grandi errori, quindi si possono, se lo implementate in modo sbagliato, potete inserire un sacco di bug, soprattutto di quelli più pericolosi, che sono i null pointer exception, perché se avete degli oggetti parzialmente inizializzati vuol dire che avete degli oggetti che puntano a null, e quando li richiamate, se ogni volta non fate il controllo di questo oggetto diverso da null, cosa che potrebbe capitare, avete una null pointer exception e il programma si pianta in modo del tutto inaspettato. Quindi se la utilizzate, utilizzatela con prudenza, aggiungete tutti i controlli. Qual è la soluzione migliore? Dipende da qual è lo scopo del programma. Se il vostro programma utilizzerà tutti i dati che sono presenti nel database, ha senso portarli in memoria. Se il programma utilizzerà soltanto una porzione di dati, portate solo quelli in memoria, lasciate gli altri nel database. E nel caso in cui saranno necessari anche gli altri, li caricherete quando necessario. Quindi così abbiamo risolto il primo problema di come modellare le relazioni, e il secondo problema di capire che cosa inserire all'interno di questi oggetti e quando. Abbiamo ancora un terzo problema, che è quello di evitare di creare degli oggetti duplicati. Perché? Immaginate un metodo che, dato un corso, mi restituisce la lista di studenti che seguono quel corso. Quindi immaginate un metodo del DAO, classica implementazione, faccio la query, ottengo la lista degli studenti, faccio il while, come ho indicato qui, fino a quando il puntatore fino a quando esiste una linea successiva, faccio il parsing di questa riga di risultato della query e creo un nuovo oggetto, quindi creo un nuovo studente associato a quel corso. Quello che però potrebbe succedere è alla fine questi studenti li mettete in una lista che ritornate al model. Quello che però potrebbe succedere è che a diversi corsi siano iscritti gli stessi studenti. Quindi questo metodo del DAO che ritorna una lista di oggetti studente che seguono quel particolare corso passato come parametro, in realtà potrebbe ritornare più volte lo stesso oggetto. In realtà sono oggetti differenti, ma che puntano, che contengono la stessa informazione, contengono l'informazione dello stesso studente. Perché nel corso 1, il corso 1 veniva seguito dallo studente 1 e il corso 2 viene comunque seguito dallo studente 1. Però, siccome ho chiamato due volte il metodo del DAO, questo metodo del DAO ha restituito due liste separate di studenti, che contengono entrambe un oggetto relativo allo studente 1, quindi con tutte le informazioni dello studente 1. Se ci pensate, è un problema abbastanza insidioso, perché ho due oggetti che hanno lo stesso significato, ma che sono salvati fisicamente in due porzioni della memoria distinte. Se facciamo equals, il risultato di equals e hashcode sarà lo stesso, perché entrambi sono definiti sulla chiave primaria che è identica, perché l'oggetto, l'informazione, di fatto è lo stesso, semplicemente l'abbiamo duplicata in due posti differenti. Perché è un problema? È un problema quando vogliamo modificare o eliminare questo oggetto. Perché se modifichiamo le informazioni in una istanza specifica di un oggetto, queste modifiche non verranno propagate nell'altra.
E quindi dobbiamo assolutamente evitare di creare oggetti duplicati che facciano riferimento alla stessa entità. Quindi se ho uno studente 1, voglio un Java bin, voglio un oggetto che corrisponda a quello studente univoco. Quindi in tutto il programma deve esistere soltanto un oggetto, uno e uno solo, relativo allo studente 1. Uno e uno solo, relativo allo studente 2. Non voglio più oggetti relativi allo stesso studente. Altrimenti abbiamo un sacco di pasticci nel nostro programma e non capiamo soprattutto perché non funziona. Per fortuna esiste un pattern che si chiama Identity Map Pattern, uno dei tanti pattern che vediamo in questo corso. Questo pattern ci assicura che, se applicato correttamente, ci assicura che per ogni oggetto, per ogni entità del database, esista uno e un solo oggetto. Come dice il nome, questo pattern si basa sulla creazione di una mappa che mette in relazione l'ID dell'oggetto con l'oggetto stesso. Quindi nel caso di un corso, l'ID del corso con il corso. Quindi ho una mappa che associa a ciascun ID uno specifico corso. Questo è interessante perché sfruttiamo il fatto che in una mappa le chiavi non possono essere duplicate. Le chiavi sono l'ID del corso e ad ogni ID del corso è associato uno e un solo oggetto di tipo corso. Quindi l'unica cosa che devo fare è nel DAO conoscere questa identity map, quindi avere accesso a questa mappa, e chiedere a questa mappa di darmi il riferimento all'oggetto di cui ho bisogno. Quindi nel metodo DAO get studenti from corso, al posto che creare un nuovo studente iterando riga per riga nel risultato della query, prendo l'ID dello studente, faccio accesso alla mappa. Se la mappa contiene quello studente, allora mi faccio dare riferimento per quell'oggetto che è già stato creato e utilizzo quell'oggetto lì. Se invece la mappa non contiene un riferimento, non contiene nessuna associazione tra quell'ID di studente e oggetto, allora la creo. Quindi inserisco una nuova coppia ID studente e oggetto studente. Quindi guardando questo grafico, riassumiamo quello che abbiamo detto. La prima volta faccio find, ossia faccio accesso alla mappa. La mappa mi dice che... un attimo. Ok, faccio accesso alla mappa. La mappa mi dice l'oggetto non è trovato. Se l'oggetto non è trovato vuol dire che nella mappa non esiste e devo inserirlo. L'altra possibilità è che la mappa invece mi risponda found, ossia l'oggetto è trovato. Quindi, come ho detto prima, la mappa è semplicemente un modo, un trucco che noi utilizziamo per far sì che ogni oggetto di una particolare entità esista una e una sola volta all'interno del nostro programma. Se è contenuto nella mappa vuol dire che l'ho già creato prima e quindi lo riutilizzo. Se non è contenuto nella mappa, lo vado a inserire. Come facciamo a creare una identity map? Creiamo una identity map per ciascuna tabella del database. Per ciascuna tabella del database su cui sussiste una relazione. Ad esempio, creo un identity map per gli studenti e per i corsi, perché tra studente e corso sussiste una relazione. Questa mappa non viene direttamente creata come mappa all'interno del model, ma creo una classe che chiamo IdentityMap che al suo interno contiene una mappa. Perché fare questa cosa complicata? Perché la classe che qui si chiama TableNameIdMap semplicemente è un wrapper alla mappa, perché questa mappa ha delle funzioni speciali. Quando faccio get o quando faccio put, controllo sì se c'è l'oggetto e in caso lo ritorno oppure lo inserisco, però faccio anche in modo che se esiste viene ritornato, ma se non esiste viene inserito.
quindi una mappa con delle funzioni speciali, poi vedremo un'implementazione. Quindi questo wrapper mi serve per far sì che il pattern dell'identity map possa essere implementato. Per non confondere l'implementazione dell'identity map con quella della logica del programma nel model. Quindi creo semplicemente una classe che mi gestisce il modello, il pattern identity map, e questa classe, che si chiama con il nome della tabella seguito da id map, al suo interno contiene una mappa, dove la chiave della mappa è il campo o i campi che sono la chiave primaria di quella tabella, e il valore è l'oggetto Java Bean corrispondente a quell'entità. Dove viene salvata l'identity map? L'identity map viene salvata nel model, perché ricordate che il DAO è stateless, quindi senza stato. Il model è quello che invece è dove vengono salvate le liste degli oggetti, dove vengono salvate l'identity map, dove viene implementata la logica dell'applicazione. Però sono i metodi del DAO che sfruttano l'identity map. Ossia, sono i metodi del DAO che hanno realmente bisogno dell'identity map, perché se vi ricordate, sono i metodi del DAO che restituiscono le liste di oggetti. Quindi sono loro che hanno bisogno di fare in modo di evitare di creare dei duplicati, perché gli oggetti effettivamente vengono creati nel DAO. Quindi nel DAO, quando carico un oggetto dal database, devo prima controllare la mappa. Se c'è una corrispondenza, ritorno quella della mappa. Se non c'è, la inserisco e creo un nuovo oggetto. Quindi diciamo che sono nella tabella, che sono nel metodo getStudentiByCorso. Ottengo una lista di studenti iscritti a quel corso. Per ogni studente controllo prima se questo studente è inserito all'interno della mappa. Se è inserito, vuol dire che l'ho già inserito prima, esiste già un oggetto corrispondente a quel determinato studente e lo riutilizzo. Se invece non è inserito, allora lo metto nella mappa e lo riutilizzerò successivamente, probabilmente. Ovviamente, se è possibile, sfruttare la mappa prima di fare una query, perché è possibile che le informazioni ci siano già contenute nella mappa, quindi è possibile che le informazioni siano già in memoria e non sia neanche necessario di effettuare la query. Ok, qui termina la parte dell'ORM, adesso facciamo un esercizio. Prima di iniziarlo, avete delle domande su questa parte teorica? Ok. Allora, come esercizio, vi ho caricato su GitHub, un progetto base che si chiama, quindi ho creato un nuovo repository che si chiama esercizio ORM. Come al solito fate il clone del repository, così partiamo con la nostra implementazione. Allora, nell'esercizio ORM cosa trovate? Due package e senza interfaccia grafica, tanto ci concentriamo soltanto sull'implementazione del DAO e del model. Troviamo come al solito la classe ConnectedDB, che implementa la connessione con il database, quindi implementa il metodo getConnection. Prossima settimana vediamo come sostituire questo meccanismo di connessione che ogni volta viene aperta e chiusa con il connection pooling, che è più efficiente. Poi abbiamo una classe CorsoDAO che semplicemente ha un metodo getTuttiCorsi, quindi restituisce tutti i corsi presenti nel database. Ovviamente si fa riferimento all'esercizio iscritti corsi, del database iscritti corsi, quello del Lab 4. Abbiamo una classe studentDAO che restituisce tutti gli studenti e una classe test che semplicemente testa questi due metodi. Quindi, giusto per vedere che tutto funzioni, eseguiamo il test DAO e quello che ottengo è semplicemente una lista dei corsi, una lista degli studenti presa dal database. Quindi fin qui tutto semplice, dovrebbe essere tutto chiaro. Poi nel package model invece abbiamo
una classe corso definita come l'avevamo definita nel Lab 4, quindi senza le collection dove salvare le relazioni NAM. Quindi abbiamo semplicemente il codice di insegnamento, i crediti, il nome, il periodo didattico, un costruttore vuoto, il costruttore che riceve invece tutti i parametri, getter e setter, equals, hashcode, toString. La stessa cosa per studente. Cosa vogliamo fare in questo esercizio? Vogliamo modellare correttamente la classe studente, la classe corso, in modo tale da inserire questi riferimenti incrociati. Quindi creiamo nel package model una nuova classe che chiamiamo model, e poi creiamo anche una nuova classe che chiamiamo test model. Ora, diciamo che nella classe test model cosa facciamo? Creiamo un riferimento all'oggetto, al model, quindi model m uguale new model, e quello che vuole fare il test model è ottenere la somma dei crediti dato a uno studente, quindi la somma dei crediti di tutti i corsi che segue un particolare studente. Ovviamente in questo caso avrei potuto farlo anche in SQL, probabilmente più semplicemente, però come esercizio noi lo implementiamo utilizzando invece tutti i dati in memoria, e quindi lo implementiamo utilizzando il pattern ORM. Quindi m.getTotCrediti from studente, e gli diamo la matricola. Quindi int matricola uguale 000. Poi andiamo a settare un valore corretto. Int result. Salviamo il risultato di questa somma in result e poi diciamo, aggiungiamo una stampa system.out.println tot crediti due punti più result. Quindi abbiamo definito semplicemente un test model banale, giusto per verificare che l'implementazione del pattern ORM sia quella corretta. Implementiamo questo metodo, aggiungiamo l'implementazione di questo metodo nel model, quindi nel model avrò questo getCreditiFromStudente. Prima però di implementarlo è necessario caricare tutte le informazioni nel model, quindi caricare tutti i dati dal database al model. Proprio tutti? No, in realtà ho bisogno semplicemente dell'associazione dei corsi, dell'associazione degli studenti ai corsi, perché ho bisogno, dato uno studente, di sapere quali sono tutti i corsi a cui lo studente è iscritto, ma non ho bisogno dell'informazione opposta, perché devo calcolare semplicemente la somma dei crediti per ciascuno studente, quindi basta avere la lista dei corsi per ciascuno studente. Quindi, prima cosa, creo una lista dove salvare tutti i corsi e tutti gli studenti. Questo lo si fa sempre perché siamo nel model e lo si fa tutte le volte in cui vogliamo portare tutte le informazioni in memoria. List corso, corsi, private list studente, studenti. Importiamo list a questo punto nel model, andiamo effettivamente a creare queste liste. Quindi public, scusate, nel costruttore del model andiamo a creare queste liste. E diciamo che corsi è uguale a corsi DAO, che però non ho ancora creato, quindi private corso DAO
DAO private studente DAO sDAO. Nel model quindi creo anche gli oggetti corso DAO e studente DAO. Quindi ci dà uguale new corso DAO e sDAO uguale new studente DAO. Su questa parte vado veloce perché l'abbiamo già vista un sacco di volte. Adesso devo effettivamente caricare i corsi e salvarli nella lista di corsi. Come faccio? cdao.get tutti i corsi. Giusto come controllo stampo la lunghezza di corsi, quindi corsi.size, giusto per verificare che la query sia corretta. Faccio la stessa cosa, quindi porto in memoria anche tutti gli studenti, facendo studenti uguale sdao.get tutti gli studenti, e poi come prima stampo quanti sono questi studenti, studenti.size. Cosa mi è sfuggito perché c'è un errore? Ah, sì, hai ragione. Scusate. Ok, quindi abbiamo creato il costruttore. Adesso torniamo nel test model. Commentiamo queste istruzioni. Semplicemente verifichiamo che la creazione del model vada a buon fine. Quindi semplicemente vengono stampati 14.659, che dovrebbero essere il numero dei corsi e il numero degli studenti presenti nel database. Ok, a questo punto, questo è lo stesso, è la stessa implementazione che più o meno dovreste aver fatto voi nel Lab 4. Ora inizia la parte diversa, ossia vogliamo creare questa identity map. Identity map relativa a corso, perché abbiamo detto che noi siamo interessati ad associare a ciascuno studente la lista dei corsi. Quindi dobbiamo creare all'interno del model una nuova classe che chiamiamo corso id map. Questa classe corso IDMAP al suo interno conterrà il riferimento ad una mappa. Quindi private map tra cosa? Tra una stringa, perché il codice di insegnamento è una stringa, e l'oggetto corso. Chiamiamo questa struttura dati map e poi nel costruttore di corso IDMAP effettivamente la creo. Quindi public corso id map, effettivamente creo la mappa, quindi map uguale new hash map aperta e chiusa tonda. Importo java util map, così elimino gli errori. Quali metodi devono essere implementati all'interno di questa classe? Abbiamo detto che vogliamo creare un wrapper di una mappa. E ci interessano due metodi, get e put. Get significa dammi l'oggetto dato il riferimento, data la chiave. Put significa inserisci una nuova coppia chiave valore. Allora, abbiamo detto che per implementare
il pattern identity map, quando andiamo a chiedere se esiste un oggetto, dobbiamo verificare se esiste, e se non esiste dobbiamo aggiungerlo. Quindi l'implementazione di get è la seguente: public corso get, semplicemente get, e all'interno gli passiamo un corso. Perché gli passiamo un corso e non semplicemente un codice di insegnamento? Perché abbiamo detto che se non esiste l'oggetto relativo a quel codice di insegnamento, devo andarlo a creare. Per crearlo ho bisogno di tutte le informazioni di corso, e quindi per questo passo un intero oggetto corso. Quindi, old, diciamo corso, old uguale corso, quello passato per parametro. No, scusate, corso old è quello che devo prendere dalla mappa, quindi corso old, così è più logico, corso old uguale map.get, get questa volta viene chiamato effettivamente sull'oggetto mappa, get di corso.get codice insegnamento. Quindi in old cosa viene salvato? O null, se non c'è nulla all'interno della mappa, oppure l'oggetto associato che prima qualcuno aveva creato, associato a quel codice insegnamento. Quindi if old è uguale a null, vuol dire che nella mappa non c'è questo corso. Quindi questo cosa vuol dire? Che devo aggiungerlo. Quindi map.put cosa? Corso.get codice insegnamento corso. E in questo caso, siccome l'ho aggiunto, ritorno semplicemente corso, lo stesso oggetto che mi è stato passato come parametro. Se invece old non è null, vuol dire che avevo già inserito all'interno della mappa quel particolare oggetto corso relativo allo stesso codice insegnamento. Quindi esiste già un oggetto corso e non voglio creare un duplicato. In questo caso scrivo return old. Quindi questa implementazione può apparire un pochino strana, ma è quella che ci permette di implementare questo pattern identity map. Pattern identity map ci serve per far sì che ogni oggetto esista una e una sola volta all'interno del nostro programma, quindi non esistano oggetti duplicati che contengono le stesse informazioni. Come facciamo a implementarlo? Quando chiedo se esiste, dammi il corso relativo a questo codice insegnamento, nella mappa controllo se esiste un corso associato a quel codice insegnamento, se esiste lo ritorno, quindi return old, se invece non esiste lo creo. Abbastanza semplice. Invece il metodo put è standard, quindi non cambia nulla, quindi public void put string codeins corso, quello che faccio è semplicemente scrivere map.put codeins corso. Quindi in questo modo dovrei aver terminato l'implementazione dell'identity map. Questa identity map però dov'è che viene popolata? Abbiamo detto che devo passare il riferimento dell'identity map al DAO. Quindi nel model creo l'oggetto, ma poi lo passo al DAO. Quindi private corso id map
lo chiamo corso map. Questo oggetto viene creato prima di chiamare il metodo get tutti i corsi del DAO, prima di chiamare i metodi del DAO, quindi corso map uguale new corso id map, e il riferimento a corso id map lo devo passare a get tutti i corsi. Così quando creo i corsi già li vado a inserire nella mappa. Tutto chiaro? Quindi ho un metodo del DAO che mi restituisce la lista dei corsi, ma oltre a restituirmi la lista dei corsi, li inserisce anche nella mappa se necessario. Quindi ad ogni metodo del DAO che farà riferimento, che mi restituirà dei corsi, devo passare questa identity map. Questo è un trucco che mi assicura di non creare oggetti duplicati. Dovrei fare la stessa cosa anche con studenti? Sì. Però in realtà, se ci pensate, per come ho strutturato il mio programma, non chiamerò più di una volta un metodo del DAO che mi restituirà una lista di studenti. Al più chiamerò più di una volta un metodo del DAO che mi restituisce una lista di corsi, perché in questo caso non sono interessato a fare delle operazioni su delle collection tipo studenti. Semplicemente una volta che ho memorizzato tutti gli studenti mi basta, non devo fare altre operazioni. Devo però fare delle operazioni sui corsi, perché per ogni studente voglio la lista di corsi associata a quello studente. Quindi, vediamo l'implementazione di get tutti i corsi, che questa volta cambia perché in get tutti i corsi riceve una identity map. Quindi corso id map, corso map, importo la classe corso id map, quello che faccio è, al posto di fare result.addc, quindi ho creato un corso, però al posto di metterlo subito nella lista che poi ritornerò al model, devo prima controllare se questo corso esisteva già da qualche parte. Quindi quello che faccio è result.add di corso map.get c. Quindi aggiungo a result, a questa lista che ritorno, non direttamente l'oggetto corso che ho creato precedentemente, ma aggiungo quello, il valore che mi ritorna corso map. Che valore mi ritorna corso map? Mi ritorna l'oggetto che ho precedentemente creato, se non era già stato inserito nella mappa. L'oggetto che è presente nella mappa, se invece era già presente una chiave con quel codice insegnamento. Quindi è vero che sto creando... Scusate, dov'è il DAO? Quindi è vero che sto creando un oggetto corso e ne creo uno nuovo ogni volta che itero. Però, fate attenzione, non è questo oggetto corso che vado sempre a inserire nella lista. Lo inserisco se non è già presente nell'identity map. La prima volta che chiamerò il metodo get tutti i corsi, sicuramente non sarà presente nella identity map e quindi lo inserirà. Ma se lo dovessi chiamare più di una volta, non duplicherà questa informazione. Quindi capite adesso bene perché serviva l'identity map. Andando avanti nell'implementazione, all'interno di studente abbiamo detto che vogliamo salvare i riferimenti agli oggetti corsi a cui lo studente è iscritto. Quindi all'interno della classe studente, sono tornato nel model, devo creare una lista, list corso corsi.
Poi all'interno dei due costruttori effettivamente creo questa lista, quindi corsi uguale new array list di corso e aggiungo questo nei due costruttori. Quindi fate attenzione, se avete più di un costruttore controllate di inizializzare le variabili in entrambi i costruttori, altrimenti avrete un errore, piuttosto eliminateli se non vi servono. Importiamo ArrayList, creo poi il getter e setter per l'ArrayList, quindi source generate getter e setters corsi, ok, quindi ho il getter e setter per la lista di corsi associata ad uno studente. Dove vado a popolare questa lista di corsi? Fatemi finire ancora questa implementazione, la vado a fare all'interno del DAO. Quindi nel model dopo che ho ottenuto i due riferimenti alle due classi DAO, ho caricato tutti i corsi, ho creato l'identity map. Quindi ho creato l'identity map, ho caricato tutti i corsi, ho caricato gli studenti, a questo punto vado ad aggiungere i riferimenti incrociati. Come faccio ad aggiungere i riferimenti incrociati? For itero su tutti gli studenti, per ogni studente chiedo al DAO, dammi i corsi relativi a quello studente. E quindi inserisco all'interno dell'oggetto studente tutti i corsi a cui quello studente lì è iscritto. Quindi for studente s due punti studenti sdao.get corsi from studente. Lo implemento in studente DAO o in corso DAO, indifferente, forse se lo implemento in corso DAO è meglio perché restituisco degli oggetti tipo corso. Get corsi from studente, cosa devo passare? L'informazione sulla matricola, ossia s.get matricola, e questo mi serve per fare la query corretta, e l'informazione della identity map, quindi corso map. Vediamo l'implementazione di get corsi from studente. In get corsi from studente cosa devo fare? Devo fare una query in cui prendo tutte le informazioni del corso al quale quello studente lì è iscritto. Quindi select codeins, crediti, nome, periodo didattico, da corso, from corso sc, virgola, iscrizione, as i, where c.codeins uguale i.codeins, select c.codeins e devo aggiungere anche where and i.matricola uguale punto interrogativo. Poi copio il try catch di prima aggiungo nel prepare statement set integer in posizione 1 aggiungo la matricola perché devo selezionare tutti i corsi al quale quello studente lì è iscritto, quindi itero su tutti i corsi, creo un oggetto corso, devo però andarlo a salvare all'interno di studente. Quindi dovrei fare, in realtà mi sono reso conto che non basta avere la matricola in get corsi from studente, perché o ritorno la lista dei corsi o passo come parametro
l'oggetto, il riferimento a studente, così posso accedere alla sua lista di corsi. Quindi direi, facciamo così, cambiamo il parametro, passiamo da matricola a studente. Quindi qua non è più matricola, ma è studente.getMatricola. E nel model passiamo direttamente S. Perché ho fatto questo? Perché adesso in corso DAO posso accedere alla lista dei corsi per quello studente, quindi studente.getCorsi.add. Non aggiungo però corso C, ma aggiungo quello che mi ritorna l'identity map. Quindi corso map.get C, come prima. Quindi non aggiungo direttamente l'oggetto che ho creato prima, ma aggiungo l'oggetto che mi ritorna il metodo get di corso map, che può essere l'oggetto che ho creato prima, se non esisteva già nell'identity map, oppure un nuovo oggetto, se questo... oppure il nuovo oggetto che ho appena creato, se questo non esisteva. Quindi in questo modo ho finito l'implementazione del pattern ORM, però direi che la classe test model e l'implementazione del model la possiamo vedere nella prossima lezione lunedì. Quindi se avete domande, tutto chiaro? Ok, allora ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata.